Buongiorno cari amici, un saluto anche a tutti coloro che ci seguono da casa. Come promesso dal sindaco e da me, siamo qui al comune di Misilmeri, insomma una giornata importante per la nostra comunità, in quanto il sindaco ha già nominato gli assessori, insomma questa nuova compagine amministrativa che si metterà al lavoro sin da subito, cioè da oggi stesso. Allora, sindaco, intanto passiamo ufficialmente ai nomi. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti i misilmeresi. Prima di passare ai nomi, consentimi Valentino, vorrei anche spiegare perché ho fatto questa giunta e che tipo di giunta è. Bene, domani sono 15 giorni, quindi che ho azzerato la giunta facendo un discorso ad ampio raggio al Consiglio Comunale, all'ultimo Consiglio Comunale. Non sto qua ad elencare le problematiche che mi hanno spinto ad azzerare la giunta e il ritardo, non dico ritardo, ma questi 14 giorni che diciamo, sono stato senza assessori. Non voglio entrare nelle polemiche, non voglio entrare nei giudizi, ma oggi dico che è stata partorita una nuova giunta, una giunta che io la definisco una giunta tecnica. Gli assessori che ho nominato sono l'architetto Massimiliano Trapani, poi ho nominato il dottore commercialista Francesco Lafranca, poi ho nominato l'avvocato Giuseppe De Francisci, poi ho nominato la dottoressa Sabrina Amodeo e poi ho nominato l'ingegnere Domenico Livorno. Allora, parto da Sabrina Amodeo. Sabrina Amodeo è laureata in scienze dell'amministrazione, una che è impegnata nel campo sociale, all'interno ha fatto diversi, diciamo, corsi di formazione all'interno dell'UNIPA, dell'Università di Palermo, e anche, diciamo, diversi corsi di formazione con l'assessorato alla famiglia. Le deleghe, fra qualche paio d'ore darò anche le deleghe. Ma la cosa fondamentale che io oggi avevo bisogno era di creare il provvedimento, di fare il provvedimento della nomina degli assessori. Poi abbiamo l'ingegnere Domenico Livorno, è un ufficiale dell'esercito, è un ingegnere che lavora alle infrastrutture del Ministero della Difesa, un ragazzo che è stato con me anche in campagna elettorale, era pure candidato, poi per motivi appunto di lavoro è dovuto andare via. Oggi me lo ritrovo e lo ringrazio tantissimo di aver accettato nella compagine amministrativa. Poi ho il commercialista Francesco Lafranca, è un revisore conti, è una persona che ha fatto diversi bilanci in diverse società e ha avuto anche contatti con enti pubblici. Poi abbiamo l'avvocato Giuseppe De Francisci, è un uomo questo più politico. Uno che bene o male, diciamo, ha fatto il capo di gabinetto all'assessorato territorio e ambiente in passato, è stato segretario politico dell'onorevole Di Mauro, diciamo, è un avvocato amministrativista che nella mia compagine mi serve. E infine abbiamo l'architetto Massimiliano Trapani. Massimiliano Trapani, che voi conoscete, già ha lavorato in passato nell'amministrazione comunale presso l'ufficio urbanistica e me lo ero nominato io con le dimissioni di Piero Carnesi, già me lo ero nominato assessore ed è, diciamo, l'unico che ho riconfermato in qualità di tecnico, in quanto tecnico. Questa è la compagine, diciamo, amministrativa. Le deleghe, come ho detto poc'anzi, li darò fra un paio d'ore, ma già bene o male dalle figure potete voi immaginare che deleghe io posso dare a questa compagine. Ringrazio gli assessori per aver accettato l'incarico. Mi sono fatto una riunione circa 10 minuti fa con la segretaria, in cui appunto ho manifestato la bontà di queste persone nell'aver detto sì. E una cosa fondamentale che voglio dire, si sta lavorando per il bene della città.
Io la cosa che ho detto poc'anzi a questi miei collaboratori, a questi miei assessori, dobbiamo lavorare e servire la città. I ringraziamenti alla vecchia giunta li potrei fare ora, ma li voglio fare in maniera ufficiale al primo consiglio comunale. Per oggi lo dirò pure. Ringrazio tantissimo i miei assessori, li nomino uno per uno. Ringrazio l'assessore Giovanni Lofranco, ringrazio l'assessore Cettina Fascella, ringrazio l'assessore Mimmo Cammarata. Ringrazio l'assessore Cocchiara, dimentico qualcuno. Carnesi. Ringrazio l'assessore Carnesi per questi 21 mesi stupendi che hanno dedicato a questa cittadina. Non rinnego il lavoro che hanno fatto, ma me ne compiaccio perché hanno lavorato mettendoci la faccia assieme a me. Grazie di cuore, poi ci saranno anche i ringraziamenti e i benvenuti ai nuovi assessori in aula consiliare quando ci sarà il prossimo consiglio comunale. Cittadini silmeresi, se ci sono delle problematiche anche oggi che riguardano magari i rifiuti, riguardano altri tipi di servizi, se avete la pazienza, anche questo passerà, anche questo è qualcosa che oggi c'è, perché vi ricordo che il servizio rifiuti l'abbiamo iniziato da 2 giorni. In questo mese di luglio, come voi sapete, abbiamo avuto per circa 20 giorni, dal 5 luglio sino a 22 luglio, non mi ricordo la data precisa. Siamo stati senza 23 operatori ecologici perché gli era scaduto il contratto. Gli abbiamo rinnovato il contratto, hanno un contratto ora a tempo indeterminato e assieme agli operatori del Coires in questo momento stanno svolgendo il servizio con queste nuove ditte che ci sono. Queste nuove ditte che ci porteranno, hanno vinto appunto la gara d'appalto di 1 anno più 6 mesi, ci porteranno verso la gara settennale della SRL. Io vi dico, l'ho detto in campagna elettorale quando mi sono candidato e lo dico durante il cammino che sto facendo, io non sono qua per servirmi della cosa pubblica, ma sono qua io per servire la comunità. Chiuso. Buona giornata. Aspetta, Rosario, Sì. domanda, già si sa qualcosa sul vice sindaco? Sì, al Si può 99% dire? lo dico subito, pubblicamente, il vice sindaco sarà l'amico architetto Massimiliano Trapani. Questa è l'unica cosa che oggi mi sento di dire, perché le deleghe mi voglio confrontare con loro, in base alle loro professionalità. Già potete capire, c'è un commercialista, quindi molto probabilmente prenderà il bilancio dei tributi. Quindi c'è un ufficiale dell'esercito, quindi non lo so, gli darò la polizia municipale, no. Però sono deleghe che è giusto, mi sembra giusto e doveroso che il sindaco si confronta con loro e li stabiliamo assieme. Sindaco, a parte questa anticipazione, un'altra domanda che probabilmente le farebbero anche i Sì. Sì, nostri concittadini. C'è condivisione nel Consiglio Comunale? io penso che c'è una grande condivisione. Già lei ne Stiamo ha parlando. parlato Allora, informalmente o no? io, come tu sai, ho fatto più riunioni, circa 4 riunioni ho fatto con i 10 consiglieri comunali della mia coalizione, dove io invitavo a mettersi d'accordo per far uscire una giunta politica. La giunta politica non è potuta uscire, non entro nei giudizi e nei meriti, non ci voglio entrare. E quindi ho deciso di fare una giunta tecnica. Però mi stai confermando che c'è condivisione. Sì, mi auguro di sì. E Mi questi. auguro di sì per il bene della città. Ti auguri significa che Sì, penso di sì. potrebbe. Un'altra domanda, e questi assessori da quando si metteranno al lavoro? Già da oggi. Oggi ho fatto il provvedimento. Già la segretaria sta lavorando per il provvedimento. Ci sarà un altro appuntamento di presentazione ufficiale con una diretta Ma degli molto assessori? probabilmente la vorrei fare. Aspetto io, infatti. La dottoressa Sabrina Amodeo che rientra in vacanza e rientra molto probabilmente giovedì. E l'ufficiale dell'esercito, l'ingegnere Livorno, che molto probabilmente rientrerà venerdì. Quindi aspetto la giunta al completo per fare un'uscita pubblica. Bene, signor Sindaco, grazie. Probabilmente venerdì ci sarà un'uscita pubblica con alcuni assessori, i presenti. Come voi sapete c'è la commemorazione del giudice nostro compaesano Rocco Chinnici e quindi i miei assessori presenti sicuramente ci saranno. Beh, altro da dire, Sindaco? No, vado a Palermo a lavorare per la città di Misilmeri. Ok, io la ringrazio della disponibilità e allora un buon lavoro a lei Grazie. e ai nuovi assessori. Grazie di cuore, una buona giornata ai cari concittadini misilmeresi.